Osimhen prende Ronaldo. Victor contro Osimhen. Ciclone e anticiclone. Di testa, di piede, di forza, di rapina e finisce così, Osi batte Osi. Più forte di se stesso. 10 gol in 8 partite in serie. Prima di lui, nella storia del Napoli. Nessuno era riuscito anche solo a fare centro in 7 giornate consecutive di campionato. Eppure non gli è bastato ed è andato oltre. Primato ritoccato esattamente come i numeri della sua straordinaria stagione da capocannoniere e da campione. 19 gol in 20 presenze collezionate in Serie A in questa stagione. 21 in 25 comprese le coppe, e il 15° posto nella classifica dei cannonieri azzurri di tutti i tempi in tutte le competizioni è soltanto suo con 49 reti in 87 partite. Superato Lavezzi, il poco che ha detto 48, e ora nel mirino c'è Jeppson a quota 51. Mai domo, mai sazio, praticamente implacabile. Devastante e decisivo, il fuoco negli occhi disegnati dalla maschera che sventola ogni volta a dispetto di Zorro, che si sappia chi è l'uomo mascherato. Il primo ad andare in doppia cifra da gennaio nei 5 tornei maggiori d'Europa, 10 gol, e il secondo per media realizzativa alle spalle di Haaland, lui è un top e bisogna riconoscergli i meriti per le grandi cose che sta facendo. Anch'io sto vivendo una delle migliori stagioni della mia carriera, mi sento benissimo. E voglio continuare. Si scrive Osimhen, si legge Superman. Il simbolo è allora. Victor Vittoria. Un'altra, l'ennesima di una stagione finora indimenticabile nel segno di Osi. Uno dei totem è forse il simbolo più brillante del carattere, dello spirito e della forza del Napoli che cavalca verso lo scudetto, Spalletti ha svelato il messaggio lanciato ai compagni alla fine del primo tempo non dimenticare la sconfitta di 10 mesi fa e lui stesso conferma l'episodio. È bello sentire la fiducia dell'allenatore e dei ragazzi. Ci siamo ricordati dell'ultima sconfitta. Di quello che è accaduto a Empoli nello scorso campionato, eravamo in vantaggio per 2-0 e poi abbiamo perso 3-2. Sono molto felice di aver portato a casa altri 3 punti. Non era assolutamente facile. La roulette e i gol, invece, sono ormai routine. 19 in campionato, 17 nelle ultime 15 partite e 10 nelle ultime 8 di fila. Prima di Victor, secondo più giovane nell'era dei 3 punti, erano riusciti nell'impresa, Muzzi con il Cagliari nel 1994-95, 8 gol in 8 partite. Il più giovane, Barreto con il Bari nel 2009-10, 9 in 8, Vieri con l'Inter, però a cavallo delle stagioni 2001-02 e 2002-03, 9 in 8, Vuol con la Roma nel 1930-31, 10 in 8, Altafini con il Milan nel 1958-59, 12 in 8, Zapata con l'Atalanta nel 2018-19, 14 in 8. E ancora, Osimhen è il primo a mettere la sua firma in calcio a 8 partite consecutive dai tempi di Cristiano Ronaldo. Autore di 11 reti in 8 gare tra dicembre 2019 e febbraio 2020. Una roulette. Altro traguardo in vista, con 43 gol. Osi è il secondo giocatore africano più prolifico in Serie A alle spalle di Weah. Primo con 46 Lucio ed idee nella sua ennesima giornata da leader c'è spazio anche per Spalletti, un tecnico estremamente esigente, anche in allenamento urla e ci sprona. Ci chiede il massimo e noi facciamo di tutto per ripagarlo. Personalmente mi motiva molto e mi corregge quando sbaglio, voglio continuare a lavorare così e a migliorare. Proprio come i miei compagni. Gli applausi di Drogba, il suo mito, sono stati un premio ripagato con una conferma ulteriore, da piccolo era il mio idolo. Sì, è stata una grande sorpresa aprire i social e scoprire i suoi complimenti. Mi ha motivato tantissimo. Sono davvero felice. È sempre fantastico leggere un suo messaggio. Virgola.